Ci troviamo nel centro storico di Corigliano, precisamente in via Piave. È una delle strade che parte da Piazza del Popolo e scende verso il torrente Coriglianeto per segnalare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, per la caduta di massi, per un muro fatiscente che sta cadendo a pezzi. La segnalazione alla nostra agenzia l'ha fatta il signor Giuseppe Palazzo, che è qui con me. Vuole raccontarci un po' che succede? Tre o quattro anni fa, non ricordo preciso, sono venuti i vigili del fuoco, hanno messo due transenne mobili senza preoccuparsi nessuno, chi ci abita, chi non ci abita. Giustamente la gente stessa dal posto deve passare, ci vive, li ha spostati. Poi ho fatto la segnalazione ai vigili urbani, sono andato a, come si chiama, all'autoparco comunale. Mi hanno solo segnato il nome che io avevo fatto questa cosa, sono stati fatti altri avvisi verbali, ho tentato di fare una denuncia ai carabinieri, mi ha detto di formularla e poi andare 15 giorni fa, che era caduto 20 giorni, quando c'è stato quell'altro acquazzone, era caduto un altro sasso abbastanza grosso. Lei mi diceva circa 50 kg. Sì, se non 50, 40, non li ho pesati, questo non è che l'ho pesato. Cioè, è veramente, diciamo, fa paura passare vicino a questo muro, no? Che sta crollando. Lei non abita in questa zona, no, però ci abita sua suocera, quindi diciamo ha modo di venire. Lei ha anche dei bambini. Passa mia moglie con mia figlia, mia cognata con il figlio, e c'è gente che ci abita, che hanno i bambini più che altro. Ecco, in questo momento è un orario in cui i bambini sono, diciamo, a scuola, all'asilo, quindi non ci sono qui per la strada, se no quindi sovente, diciamo, sì. Quando è bel tempo giocano sempre qui davanti, più sotto, più sopra, proprio qui. Un bambino non ci vuole niente senza inconsapevolmente tirare un sasso di quel e gli crolla la casa addosso. Ma infatti noi ci siamo messi un po' distante perché io ho avuto paura a mettermi vicino al muro. Ed è pericoloso, guarda lì come è aperto quel balcone, quelli crollano tutti in una volta. Si vedono anche le travi, insomma, ad occhio nudo le travi che pendono e che potrebbero cadere da un momento all'altro. Intanto si tratta di una casa abbandonata, quindi diciamo il signor Palazzo non ha avuto l'opportunità di poter contattare i proprietari, ma penso che non sia di sua competenza, perché una volta che il fatto è stato denunciato alle istituzioni, voi vigili del fuoco, voi il comune, i carabinieri, i vigili urbani che sovente intervengono in queste situazioni, sarebbero loro che dovrebbero prendere dei provvedimenti. Stava dicendo poi questi tombini saltati. Non sono più muniti del relativo coperchio? La prima volta che c'è stato l'alluvione dell'anno scorso, quando si è alluvionato pure questo. Quella di agosto, quella dice, di agosto, 2015. Sì. L'ho trovato io stesso di persona, un solo tombino, e ce l'ho messo. Quindi lei ha fatto l'operaio comunale in quel caso? Sì, l'altro non l'ho trovato, non l'ho messo, ed erano due tombini che mancavano senza nessuna segnalazione, forse lo può dire tutto il quartiere questo. Come abbiamo modo di vedere dalle immagini, qua ci sono delle persone che abitano, infatti c'è la biancheria stessa, ci sono i fiori belli, verdi, quindi diciamo vengono annaffiati, segno che la zona, nonostante siamo nel centro storico, è un tratto insomma abbastanza abitato. Stava dicendo sui tombini, ho visto proprio fuori uscire l'acqua, forse adesso, c'è anche una fogna. Adesso forse c'è anche una fogna, sono 10 giorni che è stato segnalato da mia suocera, non da me, quindi con precisione non lo posso dire, ma non meno di 8-10 giorni nelle condizioni che avete visto. Insomma, questa è una situazione di incolumità pubblica, anche di sicurezza. Speriamo, insomma, che gli organi competenti possano rispondere a questo appello lanciato dal signor Palazzo, ma anche da tutte le persone, gli abitanti di questa zona, i residenti che non sono scesi anche per una questione, insomma, vedono le telecamere, un pochino sono restie, ma è giusto che vengano segnalate perché bisogna prendere gli opportuni provvedimenti. Grazie, signor Palazzo. Prego. Arrivederci. La ringrazio e noi naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima rubrica di Volevo segnalare che...